date per date e che non bisognava più ritornarci su. E qui ritorno su Via Fani. Una era, per esempio, che è acclarato che in Via Fani non potevano essere quattro brigatisti di cui cioè le armi dei quali si incerparono tutti e quattro ad annientare la scorta. Ora, noi possiamo ipotizzare, e molti hanno ipotizzato tantissime cose in relazione alla composizione del comando, è certo però che non potevano essere in quattro, non fosse altro perché se si organizza un'operazione del genere e ti trovi a dover contrastare cinque uomini di una scorta, non puoi essere in quattro a sparare, perché per Sossi, che era un magistrato, tra l'altro disarmato, hanno agito 18 persone, non si capisce come si poteva annientare la scorta di Moro, rapire Moro illeso in un posto pubblico come Via Fani in quattro uomini armati, poi quattro che sparavano fisicamente, poi in un comando composto da 9-10 persone. Quindi è un dato il fatto che non si sia sparato in quattro persone. Cosa fa questa relazione tecnica presentata qualche giorno fa alla Commissione Moro? Innanzitutto, appunto, esordisce e punta sull'innovazione tecnologica che quasi la rinforza, no? Come dire, annientando il lavoro peritale importante che invece è stato fatto negli anni precedenti in relazione alle ricostruzioni che sono state fatte in Via Fani. Però nella premessa è bellissimo perché la parola che ricorre di più è verosimilmente. Giustamente a distanza di 37 anni può essere un lavoro verosimile, però loro ti dicono: siamo certi che le traiettorie sono solamente da sinistra verso destra, quindi per chi ha presente la scena, che è questa, alla macchina di Moro si è sparato, ovviamente laggiù non vi potete vedere, però dalla macchina di Moro si spara solo dal lato sinistro e l'agente il maresciallo Leonardi, che era il carabiniere a fianco all'autista Ricci, che si trovava sulla 130 di Moro e che invece viene attinto solo da colpi da sinistra, da destra verso sinistra, viene giustificato in questa relazione dicendo che in un atto di estremo altruismo Leonardi, girandosi su se stesso per proteggere Moro e quindi facendo quasi una rotazione sul corpo, le traiettorie sono da sinistra verso destra perché lui si ruota in questo modo. E c'è di più, perché loro in realtà dipingono questa dinamica, in tutto ciò Benedetta magari lo riprenderà dopo, il Corriere dà un'enfasi enorme a questa ricostruzione. E però nella ricostruzione, nella relazione, che adesso è un documento pubblico, voi potete chiaramente leggere una cosa. Noi facciamo una ricostruzione verosimile, però in realtà su determinate cose non possiamo essere assolutamente certi, perché per esempio per estrarre i proiettili dalle autovetture è stato necessario tagliare i sedili per estrarli, quindi non siamo stati in grado di ristabilire le traiettorie.